Ciao! Ciao! Come stai bene? Prego, congratulatevi. Allora, come stai? Bene. Finalmente, è sempre un piacere averti a bordo. Ti vedo un po' preoccupato, cos'hai? Non me ne parlare, guarda. Vedete questo pugnale? Un pugnale. Mi sta creando un sacco di guai. Voi non ci crederete, ma questo pugnale ha strani poteri. Allora raccontaci. Sì, quando siamo in mare. Dovete sapere che durante un viaggio un tipo strano, insomma, avete capito cosa mi è successo? Questa è l'occasione buona per liberarmene. L'oggetto in mare e addio guai. Se è vero quello che dici, potrebbe valere una fortuna. E poi rinunceresti a tutte quelle splendide donne? Davvero lo faresti? Non ti riconosco più. No, no, ho deciso. L'oggetto in acqua e non se ne parla più. Contento tu. Ah, finalmente me ne sono liberato. L'hai buttato veramente? Oh, sì. Certo che tu, cambi mai, eh. Io mi vado a fare un bel bagno. E tu, non vieni? Eh no, voglio prendere il sole. Dove l'ha preso? Beh, veramente è lui che ha preso me. Io stavo facendo il bagno qui sotto. Che culo! Sono stato davvero fortunato. Già, ma adesso mi aspetta una ricompensa. Sì, sì, salga a bordo, su. Venga che le offro da bere. Ma si è fatta male? Forse è stato il suo pugnale quando mi è caduto addosso, ma sarà uno stupido taglietto. No, no, che stupido taglietto. Venga con me in cabina che la disinfetto. Lei prende qualcosa per disinfettarla, eh? Ecco. Ma non voleva offrirmi qualcosa da bere? Certo, le vado a prendere subito un prosecchino. Arrivo, eh? Questo è un prosecchino che fa l'armatore. Ehi, dove sei andata? Ehi! No, no. È sparita anche questa, no. Quando mi succedono queste cose, mi viene da andare in bagno. Scusa, vado nell'altro bagno. Che disordine. Ma che ci fa qui in bagno? Mi scusi, ma come sono finita qui? E sono anche senza costume. Ah, è senza costume. Perché? Non mi sente al tatto? Non sente proprio nulla dietro le sue spalle? O il tatto non le suscita nulla? E come se non mi suscita? Adesso potrebbe prendere il mio costume. Lo farei io, ma sa, sono nuda. Non si preoccupi, vado subito a prenderlo. E questo per caso? Sì, grazie. Senti, ma non è che hai visto anche un bikini verde? Perché ti porti un bikini verde? No, no, così. Grazie, grazie, scusami. E il mio costume?
Mi dispiace, ma credo che sia sparito. Che vuol dire sparito? Ma c'è qualcuno con te? Ho sentito che parlavi. Non ti preoccupare, a volte mi capita di parlare tra me e me, stai tranquilla. Sempre strani voi artisti. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao. Ma ci stai provando? No, è che qui si sta così stretti e una ragazza come te mi fa mancare il fiato. Ma che hai? Ti senti male? No, non ti preoccupare, mi sento da... non mi avevo mai sofferto, ma mi sento da vomitare. Scusami. Siamo già al parcheggio del porto. Cosa fa la ragazza? La ragazza stava con un binocolo e guardava una barca e adesso sta andando velocemente verso il porto turistico. Mi raccomando, non perde la rivista. Sei qui per un furto. Il mio Rolex l'hanno già rubato. Dammi il pugnale. Il pugnale è nel bagagliaio, nella borsa. Allora lo prenderemo all'arrivo. Sacchi, vada in barca a fare qualche domanda al comandante.